Un workshop sul turismo lento, turismo slow, natura e benessere, la nuova dimensione del VR, si è tenuto ieri pomeriggio nella biblioteca comunale di Calatafimi Segesta. L'incontro è stato finanziato dal Galelimos e organizzato dall'Associazione Temporanea di Scopo Network Turistico per Segesta, la nuova rete di servizi legati al turismo termale, sanitario e del benessere. Si è trattato di un appuntamento importante che ha coniugato gli aspetti legati al turismo enogastronomico, alla sostenibilità ambientale, ai percorsi naturalistici, alla digitalizzazione dell'offerta culturale, moderato dal giornalista Vincenzo Di Stefano. Parliamo proprio del turismo, del benessere e in questa particolare serata di turismo slow, turismo lento. Il tutto è ben integrato con la nostra ATS, Network Turistico di Segesta, che è una rete di microimprese che servono a rivalutare il nostro territorio e soprattutto portare maggiori presenze nelle nostre terre durante tutto l'anno, non solo nella stagione estiva. È il funzionamento della mia associazione che rappresento in Italia, ma è un'associazione molto più grande, nasce in Europa circa 130 anni fa ed è fatta ed è formata da una serie di associazioni locali, raggruppate in associazioni nazionali che poi hanno un coordinamento europeo. Si occupano di turismo sostenibile già dal 1907 attraverso una rete di circa 800 strutture, rivolte prevalentemente a soci ma anche a non soci e ci definiamo un turismo dolce in quanto non alteriamo minimamente l'ambiente sul quale operiamo. Il nostro compito è quello di mettere in rete piccoli comuni di tutto il mondo, a partire dalla provincia di Trapani magari, fino ad arrivare alla Sud Corea, al Giappone, all'Australia, alla Colombia. E chiaramente nei nostri obiettivi c'è sicuramente quello di promuovere lo sviluppo locale, valorizzarlo al meglio, mettere in luce quelle che sono le particolarità e il potenziale endogeno di ognuno di questi piccoli comuni. Noi portiamo soprattutto la nostra esperienza di start-up che utilizza tecnologie immersive, tecnologie VR per digitalizzare l'offerta turistica culturale dei borghi e fare in modo che il turista abbia la possibilità di immergersi completamente da casa, in autonomia, in tranquillità e vivere un'esperienza che magari potrebbe non essere in grado di farlo in presenza.